disegniamo un pentagono regolare all'interno di una circonferenza data. Disegniamo la circonferenza di centro O e raggio R assegnato. Tracciamo il diametro verticale A1. Costruiamo, utilizzando il compasso, il diametro perpendicolare ad A1 e individuiamo così i punti 2 e 3 sulla circonferenza. Usiamo ancora le costruzioni note con il compasso per trovare la perpendicolare passante per il punto medio M del raggio O2. Puntiamo ora in M con apertura pari al tratto MA e tracciamo un arco fino a trovare sul diametro 2-3 il punto di intersezione 4. La distanza 4A rappresenta la misura del lato del pentagono cercato. Con apertura 4A centriamo allora in A e iniziamo a riportare questa lunghezza lungo la circonferenza. Individuiamo B, C e quindi, spostando il compasso ma mantenendone invariata l'apertura, i punti D ed E. Uniamo i punti A, B, E, D e C che rappresentano i vertici della figura che stiamo cercando e definiamo il pentagono richiesto. Ora possiamo ripassare la figura.